Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, facciamo questa ricetta di questi panuozzi napoletani. Sul canale c'è già un video, una ricetta che avevo fatto con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Qui li faccio un pochino diversi, un impasto a mano, ho cambiato qualcosa, la farina. Ma i tempi presso poco di lievitazione sì, forse cambiano un po' perché adesso fa ancora caldo. L'altra ricetta mi sembra che li avevamo fatti in un periodo un po' freddo. Questa è una cosa importante quando guardate le ricette. Intanto qui sto sciogliendo la pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa, ne ho lasciato un pezzettino, ho fatto raddoppiare. Ed ora la uso per la ricetta. L'ho sciolta con una parte dell'acqua e ci butto dentro la farina. Quindi dicevo, è molto importante quando guardate un video tutorial o una ricetta con i tempi dove si spiega bene i tempi di lievitazione. È importante guardare quando è stato fatto quel video. O ricetta, questo perché i tempi cambiano in base alle stagioni. Quindi, infatti, delle volte mi ritrovo delle domande: ma come mai a me ancora non lievita o è lievitata troppo? Perché se io la ricetta la faccio in estate e i tempi sono diversi, in inverno ci vorrà più tempo per lievitare. Nel frattempo, avete visto, ho impastato prima con la spatola, poi a mano. L'ultima parte di acqua ci aggiungo il sale e lo verso sull'impasto. Continuo poi ad impastare con le mani, con il pugno e mi aiuto anche con un po' d'olio, così faccio assorbire anche un pochino d'olio. Adesso lo metto. Sia sulle mani che anche un pochino sotto, ma poco, non molto, perché nella ricetta del panuozzo ci andrebbe o l'olio o lo strutto, ma poco, un cucchiaio. Io non l'ho messo, quindi lo faccio assorbire così mentre impasto. Bene. Non vi preoccupate se lo vedete un pochino così grezzo. Non importa perché poi si aggiusta con le pieghe. Adesso lo lascio un'ora così, lo copro con la pellicola e aspetto un'ora. Bene, passato il tempo, faccio questi due giri di pieghe. Questo è già il secondo, come avete visto, l'impasto è già diventato elastico. Avete visto, questo è un impasto a mano, quindi non ho incordato con l'impastatrice assolutamente. Adesso, fatti i due giri di pieghe, arrotondo un pochino così. E se vedete che non è abbastanza elastico, fate anche un altro giro, Oppure ecco, direttamente sul piano di lavoro, anche così possiamo pirlarlo, arrotondarlo in questo modo. Eccolo qua, ok. Lo rimetto nella ciotola che ho oliato, ok, e lo lascio per la lievitazione. Allora, questa è una farina che tiene bene la lievitazione, una farina per pizza. Quindi 24 ore va benissimo, ma anche di più se volete. Io adesso procedo dopo 24 ore, naturalmente l'ho tirato fuori dal frigo almeno 2 ore prima, quindi l'ho tenuto a temperatura ambiente prima di lavorarlo. Ora vado a mettere un po' di farina, pochissima, sul piano di lavoro. Prendo un tarocco così mi aiuto un pochino e lo giro così andrò a formare subito i panuozzi senza toccarlo tantissimo. Così lo allargo, lo allungo un pochino senza fare pieghe, niente, perché poi le faccio direttamente
sulla formatura, diciamo. Non so se vi ho già detto sopra, ma questo microfono mi prende anche le cose esterne, tipo il piano a induzione che è acceso e sto anche cucinando. Forse ve l'ho detto sopra, non me lo ricordo, vabbè, ve lo ridico. Quindi se sentite questo fruscio è la ventola. Quando registro si sente tutto. Allora, ho fatto, come vedete, 3-6 pezzi. No, ho pesato il primo intorno ai 150 grammi l'uno, presso a poco, perché poi poco più, poco meno, non importa. E quindi ho piegato i lembi in dentro e vedete è rotondo i panetti come si fa con i panetti delle pizze, così. Infatti volendo ci potete fare anche delle pizze con questo impasto, La farina è quella per pizza, quindi. Vedete, è molto molto morbido perché l'idratazione è intorno al 70%, arrotondo così e li appoggio per adesso sopra, poi li sistemo sulla carta forno. Ok. Qui ho alzato un pochino la velocità del video così accorciamo un pochino i tempi. Adesso ho spento anche il fornello, dovrebbe sentirsi meglio, eh? Ecco qua. Ho finito, li sistemo così su una teglia, con la carta forno sotto con un po' di semola e li copro, se volete anche con la pellicola, però. Io preferisco questa tovaglietta che uso sempre per il pane, la metto dalla parte dove non è colorata, ma questa è lavata, rilavata e pulita. E li sistemo così, incastro bene la stoffa tra un panetto e l'altro, così non si attaccano. E li tengo ancora a lievitare, quindi mi regolo anche qui, diciamo un paio d'ore, quando li vedo, quando si sono allargati, no? Eccoli qua. Io direi che sono pronti, però adesso nel frattempo aspetto che il forno vada a temperatura. E quando è quasi pronto il forno, li preparo in questo modo. Quindi ne prendo uno per volta e lo abbasso perché avete visto si sono alzati. I panuozzi non devono essere altissimi, si dovrebbero poi gonfiare, certo, e venire un po' vuoti dentro. Vediamo se succede con questo impasto, Non è che mi vengono sempre allo stesso modo, Quindi li allungo un pochino così e li ho abbassati, vedete, senza strapazzarli molto perché vedete ci sono le bolle di gas. Le tengo dentro, forse l'ho appiattito troppo. Vabbè, insomma, ecco, li aggiusto così e li adagio sulla carta forno. Io ne cuocio tre per volta, quindi faccio i primi tre una volta che il forno ha raggiunto 250 gradi. Però abbasso quasi subito, dopo 5-10 minuti, a 2,30 e poi a 2,20. Nel frattempo mi sono preparata gli altri e li lascio lievitare. Eccoli qua, li ho fatti scivolare sulla teglia calda. Adesso dovrebbero gonfiarsi un pochino. Il forno poi l'ho abbassato subito, come ho detto prima, a 2,30, poi 2,20 e poi controllando l'ho messo a 200. Nel frattempo mi preparo anche le altre tre, così una volta che tolgo i primi tre panuozzi, poi vado ad infornare anche queste. Le copro così non si seccano.
Ed eccoli, vedete, si stanno già gonfiando, anche se li ho abbassati forse anche un po' troppo. Se li vedo che coloriscono troppo, perché non dovrebbero venire troppo coloriti, quindi mi regolo con la temperatura. Io ho messo poi a 200. In 20 minuti, 30 minuti sono pronti. Possiamo anche lasciare a 180 un pochino a spiffero. Ok. Naturalmente non ho resistito, ne ho aperto subito uno ancora caldo, eccolo qua. È venuto abbastanza bene, forse doveva venire un pochino più vuoto dentro, eh. Magari lo doveva abbassare un po' di più, però così va bene, va benissimo. Io mi ero preparata naturalmente i friarelli, che sarebbero poi i broccoletti nostri, a Roma si chiamano broccoletti, ed una salsiccia. Guardate che bontà, mamma mia, ho l'acquolina in bocca. Beh, vi ringrazio della visione, amici, vi invito a farli ed a gustarli, vanno bene anche per pranzo o per cena. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!